Cosa ci vedete su questa roccia centrale? Attenzione! Don't worry, I am policeman. Cosa ci vedete? Lei di solito la vedi anche con qualcuno quasi in quella posizione. Vabbè, ma diciamo adesso guardiamola, guardate questo, qui c'è un orecchio aperto. Un elefante. Ah, è vero. L'elefante, perché a prima vista sembra quello. Vedete il groppone, gli occhi, la proboscide giù, quella che continua giù. Chi è stato in Egitto di voi? Allora, se io ci metto, vedi c'è un orecchio, ce ne mettiamo un altro, qui ci mettiamo due, cosa ci vedi? E la spinge. La spinge, vedi? No. La signora è stata la prima che... Io ho tanta immaginazione, vedo pane soppressa dappertutto. Immaginazione, la spinge. Lì ci vedo un leone, la bocca di un leone. Ah sì? Dove state voi? Io ci vedo un elefantino. Un elefantino piccolo. Lì ci vedo una civetta. Allora, al di là di quello che ci vediamo... Cominciamo ad entrare in foresta, nella foresta meno battuta, meno conosciuta, perché noi oggi è quello che faremo, le zone meno conosciute, non faremo la foresta riminese, cosa voglio dire? Senza nulla togliere la vista, cioè non faremo la foresta dove c'è tanta gente, dove non puoi parcheggiare, faremo le zone meno conosciute e meno battute. Questa vegetazione che noi vediamo qui, è una vegetazione mista, nel senso che non c'è una sola specie. Qui abbiamo che cosa? Il leccio, che è una quercia sempre verde. Abbiamo questo qui che è il carpino rosso. Abbiamo gli ornielli, guardate quelli là che sono più chiari, che la gente scambia per faggi, sono ornielli. Guardate dove sta Dylan da quella parte. Guardate, dove è arrivato? Attenzione! Una quercia, che è il cerro, quella più grande. E poi abbiamo qualcosa che si arrampica. L'avete riconosciuta quella che si arrampica? È mica un'edera. L'edera. L'edera è una pianta saprofita. Cosa vuol dire? Ti si nutre. No, attenzione. Morte no, tua. Non tanto. Vuol dire che non può andare da sopra, in alto. Si arrampica o su una casa o su un albero. I greci la chiamano anche la pianta della passione, cioè che abbraccia il suo innamorato in maniera eterna, fino alla morte. Allora, mentre diciamo nell'immaginario collettivo si pensava che l'edera succhiasse la linfa, facesse morire la pianta, perché succhia la linfa, diciamo, fa le radici in mezzo alla pianta e fa seccare la pianta. In realtà così non è, perché l'edera ha una sua radice, guardate, falla vedere. Quindi si nutre degli zuccheri della fotosintesi al pari dell'albero, capito? Però un problema lo crea. Qual è il problema? È il peso. Quella edera diventerà sempre più grande. Se noi ci mettiamo un peso addosso, che aumenta sempre di più, alla fine che cosa fa? Ci inclina. Quindi... alla fine l'albero cadrà, ma è un qualcosa che ha programmato madre natura, l'ecosistema natura. Perché ragazzi, il bosco, ascoltatemi bene, per rispondere alla signora che prima mi ha detto della legna secca, il bosco si autoalimenta attraverso la marcescenza del fogliame e del ramaglio. L'albero a terra, che sembra un qualcosa di morto, di negativo, in realtà è un fatto positivo per il bosco. Perché? All'inizio diventa la casa di migliaia di microrganismi, rifugio per gli animali quando fa la neve. Piano piano comincia quel processo lento di marcescenza fino a diventare materia organica, humus, che il terreno prontamente assorbe e spara i suoi discendenti. Ecco perché non bisogna toccarlo. Quando io ero giovane, piccolino, giovane, venivo a raccogliere la legna con la legna secca. La forestale mi diceva che non era possibile. Io non capivo, come mai è secca? Non capivo. Loro mi dicevano, oggi col senno di poi. Tante volte non lo sono riuscito a dire. È così, eh. Quindi andando più avanti adesso vi farò vedere come proprio avviene la decomposizione, i funghi decompositori, come compaiono e come diventa materia organica. Andando avanti, la cosa che voi dovete vedere sono le varie funzioni del bosco. Quali sono?
La prima che salterà all'occhio è la funzione protettiva, cioè l'albero che con le sue radici tiene fermo il terreno contro il dilavamento. Poi c'è la funzione produttiva, quella dei frutti, del legname. C'è la funzione igienica, quella della fotosintesi. Il bosco attenua i rumori, frena l'irruenza delle piogge, frena le frane, fa tante cose belle. Ma mo c'è una maglia però, non ci fa tanto. Ok? Se c'è una maglia, io devo stare.